Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Princess Castle. Io sono Carlotta e oggi sono super contenta perché finalmente vi posso parlare del Nokia 3310, la versione 2017 che abbiamo visto al Mobile World Congress. E finalmente è qui e ve ne posso parlare. Sì, ma dai Carlotta, questo telefono non fa niente, su, dai. Dai, quello del 2000 non aveva neanche la fotocamera. E invece questo ce l'ha, da ben 2 megapixel. Sì, ma che ci fai con 2 megapixel, su? Beh, ci puoi fare i finti selfie. Sì, e poi magari anche la memoria da 16 megabyte. Esatto, ed è espandibile fino a 32 gigabyte. Sì, ma per fatturare bisogna anche mandare le mail. La fa questa cosa, questa giorgianata qua? No, quello purtroppo no. Però ha il browser. Sì, ma con la connessione 2G ci metti 6 anni per caricare un sito. Vabbè, ma in compenso puoi chiamare ed è persino dual sim. Magari vogliono anche dei soldi per questa roba qui. Ben 49 euro. Vabbè, siete due persone insensibili, scusate, ma volete mettere quel sapore vintage, il sentirvi finalmente di nuovo giovani? Siete, io non lo so, siete veramente due persone insensibili. Vabbè, dai, lasciamo perdere, andiamo a sfidarci a Snake. Vabbè, questa pantomima che neanche beautiful era semplicemente per dirvi che questo Nokia 3310 in realtà non fa tantissime cose, però alla fine è un telefono che è riuscito a conquistare i cuori di tutti quelli che l'hanno visto, insomma, in tutta Europa è andato esaurito. Nonostante non faccia praticamente nulla, tutti lo vogliono. Non si è ben capito per quale motivo, penso che sia stata tutta colpa dell'effetto nostalgia. La gente si è sentita probabilmente più giovane. Abbiamo deciso di non fare una recensione vera e propria di questo telefono perché realmente non c'è tantissimo da dire. Abbiamo preferito farvi sorridere un po'. Avete riso, vero? Dite di sì? Sì? Va bene, mi fido. Abbiamo deciso semplicemente di strapparvi un sorriso e ci sfideremo realmente a Snake, io, Erika e Carlotta, e vedremo chi vince. Secondo me ci batte tutti Erika, perché l'ho vista prima a 2 secondi e il suo serpente era lungo 1000 chilometri. Io mi sono schiantata tipo contro il muretto, non so, 700 volte. Direi che questo video termina qui, spero solo che vi sia piaciuto, vi abbia strappato un sorriso e mi raccomando, guardate poi anche tanti nostri altri video perché sono sicura che vi piaceranno, vi strapperanno un sorriso e non lo so, vi piacciono, punto, l'ho deciso io e basta. Oh. La democrazia. Tanti iscrizioni, tanti like, tanti commenti, tanti baci e tanti regali che abbiano dentro del cibo. Baci, ciao.